Spesso sentiamo parlare di amianto e dei rischi che esso comporta per la salute, primo tra tutti il cancro. L'amianto, o asbesto, è un minerale che in passato veniva ampiamente utilizzato in edilizia come isolante antincendio, nei rivestimenti e nelle lastre per pavimenti, in condotte e coperture, ma anche nei mezzi di trasporto. Alcune malattie letali dei polmoni sono legate all'inalazione delle sue particelle, come l'asbestosi, che comporta un progressivo irrigidimento del tessuto polmonare e difficoltà di respirazione, e il mesotelioma, un tumore maligno della pleura. Il tema dell'amianto è particolarmente delicato in edilizia, in quanto questo materiale è stato ampiamente utilizzato in passato proprio durante il boom economico. La sentenza della Cassazione ha seppellito con la prescrizione il reato di disastro ambientale doloso con il quale la Procura di Torino aveva mandato sotto processo il magnate elvetico Stefan Schmidreini, condannato a 18 anni anche dalla Corte di Appello, e a risarcire i familiari delle vittime dell'amianto per 89 milioni di euro. La prescrizione, secondo la sentenza, è maturata già al termine del primo grado del processo. Vergogna, vergogna, hanno urlato i familiari delle vittime nell'aula magna della Suprema Corte, alla lettura del verdetto che ha mandato in fumo anche la speranza dei risarcimenti. Non bisogna demordere, non è una soluzione, il reato c'è e adesso possiamo aprire il capitolo degli omicidi, ha commentato il PM Raffaele Guariniello, che ha guidato il pool dell'accusa. La Cassazione, ha spiegato il magistrato, non si è pronunciata per l'assoluzione, il reato è evidentemente stato commesso ed è stato commesso con dolo. Abbiamo spazio per proseguire il nostro procedimento che abbiamo aperto mesi fa, in cui ipotizziamo l'omicidio. Le parti lese nel processo sono un migliaio tra malati, soprattutto di mesotelioma, eredi dei defunti e amministrazioni locali. Il magnate svizzero Stefan Schmidreini era stato ritenuto responsabile nei precedenti gradi di giudizio di disastro ambientale, con drammatiche conseguenze soprattutto per la salute degli operai in riferimento alle attività degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato in provincia di Alessandria, Bagnoli a Napoli e Rubiera a Reggio Emilia. Ma la fibra di amianto è una sostanza abbastanza particolare, si tratta di fibre abbastanza piccole, microscopiche, che hanno appunto la caratteristica di essere lunghe e sottili. Nel momento in cui vengono inalate, si depositano all'interno dei polmoni. Se sono tante, possono causare anche una fibrosi polmonare che si chiama asbestosi polmonare, che è ormai un retaggio del passato, perché veniva a persone che erano esposte pesantemente, magari nelle miniere o nelle cave. Invece, se sono un po' di meno, in maniera stocastica, cioè probabilistica, possono far insorgere questa malattia nelle persone che l'hanno respirato dopo 30-40 anni, perché si innesca una sorta di processo di difesa dell'organismo che cerca di circondare questa fibra per allontanarla, non ci riesce perché ha una lunga emivita questa fibra, si innescano dei processi infiammatori che possono portare alla degenerazione maligna di alcune cellule, in particolare le cellule mesoteliali che costituiscono una membrana che riveste i polmoni, le pleure insomma. Ecco. Il problema dell'amianto è proprio che ha un periodo di incubazione molto elevato e di conseguenza ha un periodo di latenza chiaramente che si protrae nel tempo, con sofferenza da parte sia del soggetto che subisce il mesotelioma, sia purtroppo per le famiglie che gli stanno vicino, perché un altro problema è anche legato ai familiari di chi ha il problema dell'amianto. È necessario e già si fa fare degli interventi per la diagnosi corretta, per le terapie, proseguire nella ricerca per vedere di trovare eventualmente anche delle terapie efficaci, ma soprattutto l'arma davvero efficace per questa malattia è la prevenzione. Prevenzione vuol dire che quell'amianto che ancora c'è in giro, e ce n'è ancora tanto nel nostro paese, sono stimati circa 2 miliardi di metri quadri di coperture in cemento amianto, ecco che questi materiali vengano smaltite come si deve, bonificate come si deve. Quali sono le novità proprio nel settore di bonifica e rimozione? Beh, le novità sono tante perché il mercato richiede materiali sempre più funzionali alle esigenze operative. In particolare noi abbiamo fatto un'unità di decontaminazione che è componibile, la vediamo alle mie spalle, questa è una versione da esposizione trasparente, serve per far vedere le procedure di decontaminazione, abbiamo migliorato, l'abbiamo resa più tondeggiante per essere più bonificabile, di spessore
temperature più elevato per essere più resistente e più funzionale a operare negli ambienti molto ristretti, quali possono essere la bonifica delle cantinette o degli interrati, dove troviamo, dove insistono, delle tubazioni coibentate con amianto. Esiste inoltre anche il delicato problema del confinamento dei rifiuti di amianto, tuttora aperto poiché sul territorio nazionale vi sono poche discariche del tutto idonee. Come spiega l'associazione Esposti Amianto, in relazione agli attuali livelli di conoscenza scientifica sui danni causati alla salute dell'inalazione di fibre di amianto, non esiste alcun livello minimo al di sotto del quale vi sia sicurezza. La massima concentrazione accettabile di fibre deve essere sempre comunque pari a zero. La fattispecie dell'amianto friabile è estremamente diffusa, quindi quando la si bonifica bisogna bonificarla in ambiente confinato, sia staticamente, quindi creando una barriera di polietilene, una struttura di confinamento di polietilene, che dinamicamente con degli estrattori che servono per mettere in depressione il cantiere, ossia l'aria pulita può solo entrare come un sacchetto sottovuoto. Se lo taglio, l'aria entra dall'esterno, ma l'aria contaminata, essendo sottovuoto, rimane nel cantiere. È un confinamento invisibile che si chiama confinamento dinamico. Poi abbiamo delle macchine elettroniche che servono per monitorare la pressione differenziale. La pressione differenziale va monitorata perché in caso di rottura, per esempio, del confinamento, noi avremo un valore di pressione modificato rispetto a un tot in Pascal preimpostato, e quindi questa allarme, a seguito di una modifica della pressione, manda in attivazione due prese che possono essere collegate a degli estrattori supplementari, oppure può essere inviato un SMS o una stampata di riepilogo dei dati di pressione affinché si possa intervenire prontamente e garantire il confinamento di tipo dinamico. Per il corretto utilizzo di questi dispositivi è importantissima anche la formazione. La formazione è essenziale, per fare le bonifiche è obbligatorio fare dei corsi, è opportuno che i corsi siano fatti in maniera professionale come li fate voi, e soprattutto è opportuno che non vengano mandati operatori disinformati a operare. Si possono fare le bonifiche anche di materiali estremamente pericolosi come l'amianto in piena sicurezza, l'importante è essere informati. Secondo lei l'informazione è sufficiente su questo tema? No, l'informazione non è sufficiente, anche se in queste occasioni dobbiamo registrare, diciamo, qualche momento di interesse da parte dei media, però diciamo che è ancora insufficiente perché non viene spiegato ai cittadini in modo chiaro quali sono i pericoli e i rischi, senza creare allarmismo, ma creando quella condizione politica che può far sì che su questo tema vengano investiti soldi pubblici e che i privati siano costretti e obbligati a operare quel lavoro di bonifica che è tuttora manchevole. Questa è una preoccupazione che chiaramente va risolta molto velocemente, soprattutto per fare le bonifiche successive, e poi di lì mi preme ricordare che oltre alle bonifiche c'è anche lo smaltimento, che è un'altra importante azione a sistema che venga fatto in maniera corretta, perché altrimenti corriamo il rischio, come è successo in alcuni territori dell'Italia, che sono stati interrati, che è stato interrato l'amianto inquinando falde acquifere, inquinando tutto il resto. Noi comunque non operiamo in alto sulle coperture, quindi sui tetti degli edifici, ma sul sottosuolo, negli scavi, e rimuoviamo le condotte di acqua potabile sostituite con polietilene, acciaio oppure ghisa. Beh, noi abbiamo come accorgimenti gli stessi che si debbano avere per le coperture, quindi si parte dal vestiario, la classica tuta in Tyvek, mascherina, i guanti usa e getta, e poi dopo iniziamo a operare, diamo l'incapsulante sulla condotta e viene rimossa, portata all'esterno dello scavo sul classico telo che si usa anche per le coperture delle onduline in amianto, insomma. Poi si dà un'altra volta l'incapsulante, e si fascia tutto e dopo viene smaltito nelle apposite discariche. Noi non scaviamo sulla condotta in amianto per portarla scoperta, per rimuoverla. Noi scaviamo di fianco, posiamo il nostro tubo, poi quando si arriva
all'intercettazione di dove dobbiamo collegarci, si scopre quei 2-3 metri di amianto e si collega. Però noi non scopriamo mai per tutta la lunghezza della strada l'amianto, rimane lì, è stato posato e lì rimane. Tutti i miei dipendenti hanno fatto le 30 ore per la rimozione amianto e ogni anno si fa l'aggiornamento delle 4 ore per rimanere comunque sempre aggiornati e avere tutte le certificazioni. E comunque noi per il lavoro che facciamo dobbiamo avere anche la persona, il dirigente amianto e il tecnico amianto, perché l'ente, l'ERA, richiede un POS specifico per la rimozione amianto che naturalmente vede anche l'USL, quindi ogni intervento che noi facciamo l'USL è al corrente della via, del posto e di dove va a finire come ultimo diciamo, deposito l'amianto rimosso. Ogni anno noi facciamo la classica visita ai polmoni, ai bronchi, sono visite specifiche per l'amianto, dichiarate con attestato che poi l'USL vuole sapere, vuole vedere che gli operai che lavorano sull'amianto sono insomma, fisicamente stanno bene e sono idonei soprattutto alla lavorazione sull'amianto. Quando ci trasferimmo nella nuova casa, avevo solo 6 anni e non me lo sarei mai immaginato. Pensavo che fosse tutto perfetto. Finalmente avevo un giardino in cui giocare e anche la mamma sembrava più serena. Nessun amico venne più a trovarmi. Dicevano che i genitori non volevano, che fosse pericoloso. Parlavano di amianto. Oggi in molti stati i materiali contenenti amianto sono stati banditi da scuole, ospedali ed edifici pubblici e spesso se ne richiede la dichiarazione se c'è stato impiego anche nelle contrattazioni per la vendita di case private. Sebbene l'impiego dell'amianto sia fuori legge in Italia dal 1992, in tanti altri paesi intere popolazioni sono inconsapevolmente condannate, come noi del resto, a subirne le terribili conseguenze. Purtroppo l'epidemia è un'epidemia devastante, solo in Emilia-Romagna muoiono e si ammalano 150 persone all'anno e questo significa che siamo dentro veramente un momento molto drammatico. Si chiede più attenzione per il rischio amianto. È un'attenzione che va riposta forse a 360 gradi, ma è anche un avvertimento per appunto infortuni o sicurezze che il mondo di oggi ancora vede palesemente nascoste e che non fanno comodo nella gestione della società. Perché? Perché sono spese che sono viste ancora in malo modo, non sono viste come investimenti sulla persona, non sul sociale, ma che invece impattano violentemente sulla gestione sociale di questa società, perché ricordiamolo, avere una sensibilità verso la sicurezza e la salute dei lavoratori vuol dire non avere malati in futuro, non avere infortunati in futuro e quindi ridurre quelle che sono le spese anche sanitarie in futuro. Le proposte nostre, almeno per quello che riguarda la gestione degli impianti industriali, è appunto una sensibilizzazione che vada molto più, non più dall'alto verso il basso, perché al basso, secondo il mio punto di vista, avendo appunto contatti con operai e con padri di famiglia che ogni santo giorno combattono nel mondo del lavoro, è una cosa che forse è recepita già abbastanza, ma sono nei punti alti, quindi nelle dirigenze, nelle alte dirigenze, che non vanno incontro a rischi diretti di questi lavori, se ne sente solo parlare. È
In particolare nel piano regionale della prevenzione, nel cosiddetto setting lavoro, sono contenuti 8 progetti, uno di questi è specifico per l'edilizia. Diciamo, a differenza dal passato, sono previste delle azioni che riguardano tutta una serie di figure che servono alla, da un lato alla promozione della salute in questo tipo di ambienti di lavoro, dall'altro ad esempio anche all'emersione delle malattie professionali, quindi ci sono delle azioni rivolte anche ai medici competenti, ai medici di medicina generale, ai medici ospedalieri per l'emersione appunto di patologie correlate al lavoro nei cantieri. Ci sono azioni rivolte anche alle scuole edili, agli studenti, agli RLS, RLST, insomma tutte le varie figure che possono utilmente contribuire al miglioramento della sicurezza e salute nei cantieri edili. Lo scorso 28 aprile è stato presentato il nuovo piano amianto della regione Emilia-Romagna, che rientra nel più ampio piano regionale della prevenzione 2015-2018. Esso prevede una maggiore sorveglianza sanitaria e più conoscenza sui rischi legati all'esposizione all'amianto, con un miglioramento della qualità degli ambienti di vita e di lavoro, oltre ad archivi informatizzati dei lavoratori esposti ed ex esposti, informazioni sulla diffusione dell'amianto nelle condotte degli acquedotti e modalità più efficaci di mappatura, puntando alla semplificazione delle procedure per rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto da parte dei privati cittadini. Raccolta questa, già presente nell'80% dei comuni e gratuita al 50%. Il piano punta inoltre al perfezionamento di un modello che garantisca la migliore assistenza, sia in ospedale che sul territorio, dei pazienti affetti da mesotelioma pleurico. Solo il 6% dei rifiuti contenenti amianto prodotti in Emilia-Romagna viene smaltito nelle uniche 2 discariche idonee regionali. Il nuovo piano chiede alle amministrazioni di individuare aree idonee per localizzare nuove discariche e a realizzare impianti di smaltimento regionali per far fronte ai considerevoli costi attuali che comporta il trasporto dei rifiuti all'estero, principalmente in Germania. Le leggi devono essere chiare, le normative devono essere guide e non si devono prestare a libere interpretazioni di qualsiasi persona che abbia a che fare con queste norme. Devono essere vincolanti. E anche per arrivare appunto alla giustizia che si chiede per chi ha perso la vita, ricordo solo che per l'OMC TR Bologna ci sono state 400 vittime per l'amianto e ancora queste, la maggior parte, si urlano una giustizia, una sete che non va nel riconoscimento economico della cosa, ma va nel riconoscimento del dolore e della vita che si è persa nella società. Vi segnaliamo i corsi di aggiornamento per coordinatore alla sicurezza in partenza presso IPLE. Da mercoledì 24 maggio 2017 l'organizzazione della sicurezza e i rischi presenti in cantiere. Da mercoledì 31 maggio segnaletica stradale, demolizioni. Da martedì 23 maggio avrà inizio anche il corso per addetto alle conduzioni di gru per autocarro. Per saperne di più sui corsi, su come iscriversi e per qualsiasi altra informazione si può consultare il sito dell'IPLE www.edili.com.